Michele Mozzati, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo libro intitolato Silenzi e stanze. Silenzi e stanze, altre storie da Edward Hopper, edizioni Schirà. Leggo nel risvolto di copertina che Michele Mozzati è scrittore, autore teatrale e televisivo e condirettore dell'agenda Smemoranda, conosciuto soprattutto per il suo quarantennale lavoro con Gino Vignali insieme. Gino e Michele alterna il sodalizio professionale di coppia con sorprendenti incursioni nel mondo della narrativa. Tra l'altro, con edizione di Schirà, ha pubblicato due anni fa, Luce con muri. Ed eccoci qua, Michele Mozzati, per raccontare di silenzi e di stanze. Ecco, è bella però la parola stanze, perché la parola stanze insieme con la parola silenzi ci riconduce ai quadri di Edward Hopper, ma ci riconduce anche a una nostra vita, perché a chiederci, no? In quali nostre stanze, in quali silenzi noi abitiamo. E perché questo modo di raccontare, e di farci entrare in una maniera veramente inusitata, Michele Mozzati, dentro il quadro, dentro i quadri di Edward Hopper? Ah, che presentazione precisa e anche emotivamente forte, per cui se fossi un autore furbo lascerei tutto fermo così, direi mi avete presentato al meglio, me ne vado e non parlo più. No, lei non deve andarsene, Michele Mozzati deve stare insieme con noi per un po', e adesso entriamo proprio nel respiro di questo libro, no? Vorrei proprio cominciare da una cosa, Michele Mozzati, perché il nostro appuntamento si chiama Il posto delle parole, e noi diciamo sovente che nelle parole amiamo inciampare. Quando ti inciampi ti accorgi di qualcosa. Noi adesso vogliamo inciampare nel nome, però. Ma lei è sicuro che tutti quanti noi conosciamo Edward Hopper? No, o meglio, forse sì, perché ormai fa parte della cultura pop a tutti i livelli, e le sue immagini fanno parte dell'immaginario collettivo, mi perdoni il gioco di parole, ma magari nello specifico qualcuno non sa chi è questo pittore, pur conoscendone a qualche quadro. Questo è il pittore che con quel quadro famosissimo che si chiama Nottambuli ha ritratto quel bar ricurvo con quella grande vetrata, di quadro del 1942, un bar di New York che è diventato un po' il simbolo dei locali notturni. Ci sono una coppia che sta consumando forse un caffè, non ricordo, poi c'è un signore da un'altra parte da solo e un barman. Ecco, queste quattro figure, e da lì io sono partito a scrivere poi dei racconti dai quadri di Edward Hopper. Dicevo, queste quattro figure hanno una storia, ognuno di loro, che possiamo immaginarci, e ognuno di noi può immaginarsi una storia diversa. Ho parlato di questo quadro nel libro precedente, quel Luce con muri che lei ha citato, pensando che uno fosse un giornalista che usciva tardi, perché il quadro è ambientato nella notte, appunto, usciva tardi dal lavoro, e però non sapevo se lei poteva essere la sua amante, la sua fidanzata ufficiale o una donna incontrata al bar. E allora c'è tutta questa serie di ipotesi, mentre il signore da solo è un mezzo bandito, no? Perché ha il cappello sulle 23, è da solo, ha il bicchiere di whisky davanti, è molto facile immaginarlo così. E allora, partendo da questo gioco, ho pensato che i quadri di Edward Hopper sono i quadri di un grande pittore realista americano,
vissuto proprio nel cuore del Novecento, ma è questo realismo, è la cosa più surreale che ci possa regalare un pittore, cioè ci racconta la nostra vita in maniera precisa, piena di particolari, con le luci e le ombre, appunto, le stanze attraverso i cui vetri, le cui vetrate si può intuire la vita di una famiglia o di una coppia o di un singolo all'interno di un appartamento, i silenzi assoluti che mostrano questi quadri, no? Si può entrare in questi meccanismi cercando però di immaginare che cosa sta succedendo a queste persone che sono così precise, e a questo mondo, che sono così precise da essere surreale e da permetterci, come tutta la pittura legata alla surrealtà, ci permettono di stimolare la fantasia e di immaginare delle cose che non ci sono in quel quadro specifico. Nel particolare, e poi mi fermo perché sennò divento un fiume di parole troppo incalzante, però nello specifico questi quadri di Hopper, come dice qualche regista tipo Wim Wenders, che è innamorato di questo pittore, questi quadri sono come dei fermi immagine, è come se ci si dovesse immaginare cosa è successo un secondo prima e che cosa succederà un secondo dopo. Quindi è un pezzettino di storia ferma lì davanti ai tuoi occhi, è impossibile non stimolarsi a cercare di immaginare una storia accaduta prima e che accadrà dopo, attraverso i quadri di questo grande pittore. Eh sì, perché è un percorso non solo artistico, anche molto psicologico, e d'altra parte i quadri che cosa sono? Quel fermo immagine, però nel caso di Edward Hopper è quel già e non ancora, no? Che ci coglie sempre un po' impreparati. All'inizio del libro Michele Mozzati pone due citazioni, una di un pittore: io amo quei quadri che mi fanno venir voglia di entrarci dentro per andarci a spasso. E questo è una cosa, una frase che, messa vicino ad alcuni quadri di Hopper, ti crea molte domande. La seconda frase invece è di una scrittrice per bambini, è una scrittrice straordinaria, chi non la conosce sicuramente la deve conoscere, Penelope Lively, se pronuncio bene. Non si potrà mai sapere di certo cosa pensa la gente dipinta nei quadri, è certo. Cosa potranno mai sapere quelle persone che sono dipinte nei quadri di Hopper? Noi abbiamo speso tante parole si spenderanno per le persone, per l'ambiente, per, ritorno a dire la parola, per la psicologia che ha ogni pennellata, no? Ogni pennellata nel lavoro di Edward Hopper. E Michele Mozzati entra proprio, ci fa passeggiare, riprendendo le parole di Pierre Auguste Renoir, ci fa passeggiare sulla scena, che ne so, dei due commedianti, che è il quadro con cui apre l'opera, ci fa passeggiare sulla scena per la Girly Show, no? Con che anche l'immagine della copertina. E perché ha scelto questa immagine di copertina Michele Mozzati? Ma perché io credo che ci siano due modi per andare in un museo, per conoscere i quadri anche attraverso i libri di arte, di pittura, eccetera. Il primo è il più corretto e anche quello che bisogna continuare a praticare, l'inserire il pittore in una scuola, in un'epoca, cercare magari di conoscerne un po' la vita per collocarlo all'interno dell'esperienza del pittore stesso, cercare di capire che tecniche usa, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il modo corretto che si insegna anche nelle scuole, nei licei, eccetera, per cercare di avere un approccio buono e costruttivo con la storia con l'arte e la storia dell'arte.
Poi c'è un modo molto infantile, è per quello che ho messo quella citazione della scrittrice per l'infanzia, perché questo modo infantile è, secondo me, fondamentale per gli adulti, va recuperato, e è il porsi davanti a un quadro, soprattutto di quei pittori che aiutano di più a fare questa operazione, mettersi davanti a un quadro e liberarsi completamente dall'epoca in cui è stato fatto, da chi è, dalla nazione di provenienza, da chi è che l'ha dipinto, eccetera, e entrarci dentro a secondo le proprie i propri stimoli di quel momento, se quando la propria fantasia, immaginarsi, giocare con le figure, così come viene fatto fare nelle migliori scuole per l'infanzia ai bambini, cioè è un gioco che spesso fanno nelle scuole, prendere dei quadri famosi, di artisti famosi, e dire ai bambini: raccontami una storia che leggi, che cerchi di leggere, che provi guardando questo quadro. E questo è un gioco meraviglioso, il liberarsi da tutto quello che sono le sovrastrutture, i frondo, le cose anche che sono importantissime, e lasciarsi andare è una cosa estremamente rilassante, che stimola la fantasia e ti fa venire voglia di vedere doppiamente i musei, entrare doppiamente nei musei, uno ufficiale e l'altro fantasioso. Per cui i quadri che ho scelto per questo libro, che sono più o meno 13, anzi 14, sono quadri che in quel momento mi hanno suscitato curiosità, o meglio, che ho visto molti in musei americani e anche nelle mostre italiane, e alcuni non li conosco direttamente, ma li conosco attraverso i libri, ma a osservarli mi hanno, come dire, tirato dentro cercando di stimolarmi delle storie. E io queste storie ho provato a scriverle, ma qualsiasi lettore davanti a un quadro di Hopper, sono sicuro che se fa questo gioco si immagina una sua storia. Se vedo una ballerina di burlesque come quella in copertina che cammina su un palcoscenico, mi possono venire in mente mille storie, no? Io me ne sono fatta venire in mente una di un ex fidanzato tradito che si vendica, va a vedere lo spettacolo e però non la lascia lì, no? E non lo va neanche a salutare, e ovviamente dentro c'è tutta una serie di avvenimenti. Nella prefazione, cioè nel primo racconto che lei ha citato, ci sono i due commedianti, i due attori su un altro palcoscenico che si inchinano davanti a un pubblico che non si vede, e ancora una volta Hopper ci fa immaginare quello che c'è al di là del quadro, no? Questi due attori si inchinano, e lì invece c'è più una storia vera, reale, un po' romanzata, che è quella di questa coppia. Lui è Hopper, lei è Joe, che è la moglie, che hanno vissuto litigando, amando e odiandosi tutta la vita, ma che sono morti ugualmente uniti, e quello è l'ultimo quadro che ha dipinto Hopper, e è un po' un saluto alla vita e al pubblico, però obbliga anche la moglie a salutare il pubblico come se dovesse morire anche lei, perché muore lui. E in effetti è stato un po' così nella vita, perché lui è morto pochi mesi prima della moglie, poi la moglie l'ha seguito, insomma. Ma è molto emblematico quel quadro. Allora, quello forse è l'unico racconto in cui mi aggrappo un po' più alla storia vera, perché la storia di questa coppia è talmente strana e affascinante da essere normale, nel senso che mi ricorda anche un po' la storia di coppia di molti miei amici, e forse anche la mia, insomma.
E certo, anche perché la normalità di questa coppia, era molto bella, perché, soprattutto nei litigi, come viene raccontato per l'appunto nella vita di Edward Hopper. Lei diceva poco fa di porsi davanti a un quadro, Michele Mozzati, a prescindere da tutto, no? La mia idea è che, lo so che è vana, no? E non esclude il resto, ovviamente, però quando io mi metto davanti a un quadro di cui non so nulla, non so l'autore, non so niente, io posso dire, io mi sento privilegiato persino rispetto al critico d'arte, e non è un atto di presunzione, perché mi trovo davanti a un qualcosa, a un qualcuno che non conosco, e quindi il dialogo comincia, e poi è vero. Serve la conoscenza, serve la critica e tutto il resto mi sembra ovvio e naturale e corretto. Però è bellissima questa situazione che si ha quando tu non conosci nulla di quel qualcosa, di quel qualcuno. Forse un po' come i bambini a cui accennava poco fa lei. Sì, è esattamente quello che provo io e penso io quando mi metto davanti a un quadro. Forse, come diceva Renoir, io amo i quadri che mi fanno venire voglia di entrarci dentro per andarci a spasso. Ecco, è come se ti invitassero a fare una passeggiata a questi pittori, no? Dentro al quadro per vedere anche quello che non c'è. Una cosa caratteristica, come stavo per accennare prima, di Hopper, è che non solo nel tempo non sai quello che è successo prima e quello che succederà dopo, ma addirittura le inquadrature, e questo è l'altro motivo perché piace un sacco ai Ai registi. registi cinematografici, le inquadrature sembrano tutte sbagliate. Se voi guardate i quadri di Hopper, si può, tra l'altro con internet si possono andare a vedere tutti tranquillamente, quindi gli ascoltatori possono fare un po' questo esercizio e divertirsi. Sembra sempre che la macchina da presa del pittore sia un po' casuale, perché ti sembra che di non vedere qualcosa che è fuori o fuori fuoco o fuori inquadratura, e allora è un gioco meraviglioso, almeno per me, cercare di capire cosa c'è al di là. Se ci sono in un quadro ci sono una coppia e un cane che guardano tutte e tre fuori quadro, no? Guardano fissi qualcosa e ti immagini cosa ci sarà dietro, fuori dalla cornice, appena una spanna fuori dalla cornice, cosa sta succedendo? Perché guardano lì? E allora ti immagini perché guardano lì, per esempio, no? Io ho immaginato che il cane avesse visto una lepre, no? Che passava e che quindi si era allertato, e così i suoi padroni, no? Eccetera, 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 ma questa è una banalità, ci sono mille altri giochi che si possono fare col fuori e dentro inquadratura di Hopper, così come ci sono mille giochi da fare tra le luci e le ombre di Hopper. A volte in ombra, nei quadri di Hopper che sono pieni di luce, in ombra ci sono dei particolari straordinari che sfuggono a un primo impatto col quadro. Allora, Ma poi come se diventano il fosse. punto focale. Esatto, è un po' come se fosse la settimana enigmistica, un gioco da settimana enigmistica, vai a cercare, no, quello che il pittore ha nascosto dentro il quadro. C'è un quadro dove ci sono due donne, il quadro di Hopper che è raccontato nel libro, dove ci sono due donne in primo piano che parlano, due ragazze che parlano tra di loro in un bar, in un ristorante cinese. E però, guardando bene, in fondo, in ombra, quasi fuori inquadratura, c'è una coppia, un lui e una lei, e allora ho provato a immaginarmi che cosa si dice questa coppia, più che cosa si dicono le due ragazze in primo piano, perché forse il pittore li ha messi proprio lì, seminascosti, perché l'anima del quadro erano quei due seminascosti, non
e non quelle in primo piano. Infatti lei scrive che si nasconde, si nasconde così bene che l'uomo che si nota per primo. Ed è vero, no? Il quadro è quello di Chop Suey, no? Tra l'altro i racconti di Michele Mozzati sono, lei scrive all'inizio, se non ricordo male, per l'Angelo Pasticcione, se lei dovesse scrivere un racconto non ci metterebbe mai una storia d'amore tra i due, no? A proposito di questo quadro, ma anche a proposito di altro, fino poi a terminare con il saluto, ciao un è molto piemontese e anche molto carino a proposito della girly show, no? Della ballerina che tra l'altro ritroviamo anche in copertina. Ecco, in che modo lei ha costruito la trama di questi racconti per farli entrare e riuscire dai quadri? Ma è difficile spiegarlo, è proprio un gioco, è un po' come dire a un calciatore, ma perdonatemi il paragone, ma un grande calciatore centrocampista per come ha fatto a fare quel lancio, non te lo saprà mai spiegare a parole, no? Ti dirà mi è venuto bene perché in quel momento me lo sentivo così, in quella frazione di secondo me lo sentivo così. Allora io non sono un grande calciatore, però sono tra le varie cose che faccio a inventare delle storie, ecco. Questo grandissimo pittore mi tira dentro, mi aiuta a inventarmi delle storie, ma ripeto, è un esercizio che può fare chiunque di noi e vi assicuro che è molto rilassante e molto gratificante. Qual è il quadro che le sta più a cuore fra quelli di Edward Hopper? Oh, questa è una bella domanda, anche perché non c'è un... un quadro vero e proprio che mi emoziona più di altri. Ci sono tanti quadri, forse quello che mi stimola di più perché mi ricorda la mia adolescenza. È un quadro tra l'altro in bianco e nero che non ho mai visto dal vivo, che ho visto sempre solo sui libri, che ha un titolo francese, stranamente è Les Deux Pigeons, che è i due piccioncini, immagino, no? 1920, e che ritrae nel libro a pagina 28 e dà stimolo al racconto che si chiama Crepuscoli, che vede un uomo e una donna, un giovane uomo e una giovane donna che si baciano sulla bocca con il cameriere di questo bar su un terrazzo su un fiumiciattolo, che li guarda con bonarietà e forse con un po' di invidia. Ecco, ho immaginato, perché mi è molto legato, questa cosa mi lega molto alla mia storia adolescenziale, della primissima giovinezza, quando andavo in Liguria in vacanza e c'erano dei posti che credevamo, noi ragazzi pensavamo di aver scoperto solo noi, in realtà li conoscevano tutti, dell'immediato entroterra, questi bar su questi fiumiciattoli che poi si buttavano nel mare, dove si andava a baciarsi piuttosto che a chiacchierare, ma in intimità, no? Ecco, allora mi ha ricordato questi momenti della mia, tarda adolescenza a Sestri Levante, nell'entroterra di Sestri Levante, e ho provato, in realtà, che poi è diventata nel mio racconto La Versilia, ma è uguale, insomma, no? Gli entroterra sono tutti molto simili. Anche perché, certo, c'è una somiglianza dei luoghi, anche perché vedo proprio qui sottolineato a proposito di questi orizzonti, l'orizzonte te lo immagini, l'orizzonte è una cosa tua, una convenzione visiva, no? È poco più in là, dove ai tuoi occhi l'acqua si fa infinito, ecco.
l'infinito di Hopper è un infinito che sembra sempre finito, perché sembra che le sue azioni siano congelate, no? Congelate perché messe su un quadro. Però è il congelare perché spesse volte nei quadri di Hopper si respira un'aria fredda. O è semplicemente un fraintendimento che noi diamo alle opere di Hopper, Michele Mozzati? Forse lui era un freddo, almeno di quelli apparentemente freddi, però evidentemente non lo era così tanto, se no non avrebbe fatto queste cose. Quando gli si chiedeva a questo pittore realista dove andava a dipingere e da dove venivano fuori i suoi quadri, lui faceva un segno con le dita e si picchiava il cervello, no? Dicendo: i miei quadri escono da qua, cioè dalla sua testa. Io avrei fatto anche un po' dal suo cuore, un po' dal suo stomaco, dalla sua pancia. E è vero che lui andava a vedere i luoghi, i paesaggi, eccetera, ma non ritraeva mai. Non si fermava mai con il cavalletto a dipingere, faceva degli schizzi, prendeva degli appunti e poi andava a casa e ricostruiva con una pignoleria da Hopper i particolari di queste visioni, di questi panorami o di queste persone che aveva visto. Poi se gli mancava qualche donna nel quadro, cosa che lui invece mise sempre abbondantemente nei suoi quadri, chiedeva alla moglie di mettersi in posa e la ritraeva una volta con i capelli mori, una volta con i capelli biondi, una volta ricci, una volta lisci, ma la modella è sempre la moglie, anche perché, come racconto nella prefazione, era gelosissima lei di lui e imponeva di non avere delle modelle. E allora lui doveva ritrarre la moglie sempre, però cambiandola un po' perché non poteva mettere sempre la stessa donna nei suoi quadri. Anche questa è una cosa che mi ha divertito molto poi leggendo la biografia di Hopper. C'è un libro, non mi ricordo più il titolo, Alto una spanna, che racconta tutta la vita di questa coppia stranissima, che erano questi due pittori, lui il più grande pittore americano e lei una sua allieva, però non credo molto bravissima, certamente una pittrice che aveva voglia di dipingere, ma per dire il tipo di rapporto terribile che c'era tra questa coppia, lui pare, io spero che non sia così, ma qualcuno dice che fece distruggere tutti i quadri della moglie perché non li riteneva all'altezza dei suoi, quindi lei non poteva dipingere così male, secondo lui, a essere la moglie del grande Edward Hopper. Insomma, non è molto bello questo, ecco. Non è sicuramente molto bello, ma racconta dell'uomo, della natura, di questo straordinario personaggio, pur nella semplicità del suo vivere quotidiano. Prima di salutarci, Michele Mozzati, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, in questi giorni sto rileggendomi con molta cura e molta oculatezza perché mi dà tanta serenità un libro che ormai per fortuna conoscono in tantissimi, che si chiama Stoner e che è un racconto così normale, di signore americano, la vita di questo signore americano si chiama Stoner, e che è un piccolo medio borghese americano che è vissuto nella prima metà del Novecento, frustrato, con mille problemi, eccetera, ma di una vita normalissima. Ecco, questa vita è descritta così bene, con tale energia e fantasia, che alla fine diventa una storia memorabile e costruita da un
su un personaggio assolutamente normale. Ecco, è un po' come i quadri di Hopper. Leggendo Stoner si ha l'impressione che quella sia l'America che ci deve incuriosire, l'America normale, quella piena di difetti ma anche piena di vivacità, forse di incoscienza, non lo so, ma e soprattutto di normalità, no? Che è, c'è qualcuno diceva, compreso tra l'altro Lucio Dalla, che la cosa più difficile è essere normali, no? La cosa eccezionale è imparare a essere normali. Forse l'insegnamento che ci vuole dare Stoner, questo romanzo bellissimo, e che ci vuole dare Hopper con i suoi quadri, è la normalità. Sarebbe bello riscoprire la nostra normalità, che forse è la cosa più eccezionale che invece esista, insomma. John Edward Williams è l'autore di Stoner, il libro, esatto, che raccontava Michele Mozzati, autore di Silenzi e Stampe, altre storie da Edward Hopper, edizioni Schirà. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Michele Mozzati. Grazie a voi tutti, grazie mille.